Una folla commossa ha preso parte oggi ai funerali dell'ex assessore Nadia Gallarotti, il figlio Alessandro, maestra di vita. Burian, meno 35 la capanna Margherita sul Monte Rosa, da 0 a meno 5 gradi in pianura, domani atteso il picco. Tenta di rubare in un appartamento in ristrutturazione, i rumori allertano i vicini che chiamano i carabinieri, arrestato il ladro. Il cardinal Poletto Domo ha officiato la Santa Messa a conclusione della festa della cella che ricorda l'arrivo di Rosmini al Calvario. Fra meno di un mese a Santa Maria Maggiore il taglio del nastro della nuova Casa del Profumo, completati i lavori. La Paffoni sconfitta di un punto a Piombino, clamorosa topica arbitrale con un fallo peraltro inesistente fischiato a tempo abbondantemente scaduto. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, una folla commossa oggi a Omegna ha presenziato ai funerali di Nadia Gallarotti, l'ex assessore provinciale morta nel fine settimana. Tra i banchi della chiesa di Sant'Ambrogio molti volti noti del PD, partito cui Nadia Gallarotti era iscritta, ma a renderle omaggio sono arrivati anche tanti avversari politici. La collegiata di Sant'Ambrogio si è rivelata troppo piccola per contenere la folla giunta oggi a Omegna per l'ultimo saluto a Nadia Gallarotti. Tanti hanno assistito alla cerimonia dal sagrato di Piazza Beltrami, in chiesa il gonfalone della città di Omegna, con il sindaco Marchioni che prima della messa ha voluto ricordare l'impegno civile e politico di Nadia Gallarotti per la sua città. Nelle navate laterali il vessillo del PD e quello dell'AMPI, in realtà a cui Nadia Gallarotti era molto legata. Presenti anche rappresentanze delle province del Verbano, Cusio-Ossola e Novara, dove l'ex assessore aveva ricoperto diversi incarichi. A concelebrare la Santa Messa i tre parroci della città, Don Gianmario Lanfranchini, Don Pietro Minoretti, Don Domenico Piatti. Parole particolarmente toccanti sono state quelle dell'arciprete omegnese. Don Gianmario ha voluto ricordare il primo incontro, quello avuto appena arrivato in città con Nadia Gallarotti. In quei momenti rivelò il suo carattere generoso, parlandomi subito dei problemi delle persone bisognose. Altrettanto carico di affetto il ricordo di Don Domenico Piatti, parroco di Bagnella. Anche lui ha ricordato la generosità, la bontà d'animo di Nadia Gallarotti al fianco delle persone bisognose. Tanta gente comune in chiesa, ma anche molti esponenti di partito, diversi compagni di battaglie politiche, ma anche tanti avversari politici che hanno voluto riconoscerle i meriti di una vita spesa al servizio della sua comunità. Dopo il momento religioso, anche uno civile, il feretro, una bara di legno chiaro, semplice come era lei, ha raggiunto il cimitero di Omegna, dove un'altra folla ha assistito al commiato. Anche qui tanti volti noti della politica locale, ma soprattutto la sua gente. Qui carico di emozione è stato il ricordo di Rosa Rita Varallo, sua amica e compagna di tante battaglie verso i più deboli, ma anche per i diritti delle donne e delle pari opportunità. Anche il figlio Alessandro ha voluto ricordare con parole semplici la sua mamma, definendola una maestra di valori. Per ultimo ha preso la parola Clara Cipollina, collega a scuola, che ha ricordato la dedizione di Nadia Gallarotti all'interno del mondo della scuola, dove lei per molti anni ha insegnato. È arrivato il Burian nei nostri territori, disagi contenuti rispetto ad altre parti d'Italia come Roma, ma temperature quasi di 10 gradi al di sotto della media stagionale in pianura e da brivido in montagna. Domani il picco e da mercoledì sera attese deboli nevicate. Meno 35 gradi ai 4.550 metri della capanna Regina Margherita sul Monte Rosa. È l'effetto del Burian, l'ampiamente annunciato vento siberiano che ha fatto precipitare la colonnina di mercurio sia in montagna che in pianura. Diciamo subito però che queste suggestive foto prese in prestito da Facebook, che abbiamo scelto per la loro spettacolarità, non sono di queste ore. È una meraviglia della natura che risale al novembre 2016 e al gennaio 2017. Scendendo verso Macugnaga, il sito Meteolive VCO parla di meno 15 gradi al Belvedere e meno 20 al Moro. I social ci raccontano per immagini un'attualità comunque da brivido. Ecco la situazione al rifugio Margaroli, ai 2.194 metri del lago Vannino, in alta valle Formazza, dove la temperatura segna meno 22, meno 17 nella piana di Riale e meno 18 ai Sabbioni. Sulla più dolce vetta del Mottarone, invece, solo, si fa per dire, meno 13 gradi. Ad Omodoro
Valdossola nella notte la temperatura potrebbe scendere fino a meno 13. Dal centro geofisico di Campo dei Fiori Simone Scapin conferma l'eccezionalità di questa ondata di freddo, con massime di ben 9 gradi al di sotto della media stagionale. Oggi in pianura la colonnina di Mercurio non ha superato, o l'ha fatto di poco, gli 0 gradi. Le minime oscillano tra meno 4 e meno 5. Per domani è atteso il picco del freddo, con i nostri territori e quasi tutta l'Italia ancora nella morsa del gelo. Da mercoledì, grazie ad aria più mite in arrivo dal Mediterraneo, si dovrebbe lentamente tornare nei ranghi, anche se quest'aria più calda sarà umida e quindi porterà con sé qualche nevicata, per lo più debole, a partire da mercoledì sera e anche nella giornata di giovedì. La tendenza per il fine settimana è quella di un ritorno a temperature più tipiche della stagione, tuttavia le previsioni locali sono attendibili solo a 2-3 giorni e dunque troppo presto per dire se il tanto atteso avvio di primavera è alle porte. Da domani, martedì 27 febbraio, disagio alla circolazione lungo la statale 34 all'altezza della stazione di Fondo Toce a Verbania. Partirà il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che continuerà per circa 5 settimane. Un provvedimento necessario in seguito alla chiusura del sottopasso pedonale di accesso al binario 3 della stazione. Il percorso alternativo per gli utenti dei treni comporterà il passaggio a piedi sotto il cavalcavia stradale lungo la statale 34, dove si renderà necessario il senso unico alternato per le auto. Sotto al cavalcavia una carreggiata sarà delimitata con New Jersey e diventerà passaggio pedonale, l'altra resterà alla viabilità. L'accesso al binario 3 sarà garantito attraverso la scaletta in ferro a lato dell'Agenzia delle Entrate. L'invito per gli automobilisti è quello di scegliere percorsi alternativi a quel tratto, passando da Mergozzo oppure da Feriolo di Baveno. Dopo la bandiera blu e quella arancione, ora arriva anche quella lilla. La prima è data ai comuni che hanno fatto del turismo una vera eccellenza, la seconda ai piccoli borghi. Quella lilla ai comuni che investono nella accoglienza dei disabili. Baveno è il primo comune in regione a ottenerla. Baveno è la prima bandiera lilla in Piemonte. Il progetto è nato nel 2012 con l'obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei comuni che con lungimiranza prestano una particolare attenzione a questo target turistico. L'amministrazione Gnocchi, dopo aver seguito tutto l'iter per la richiesta, la valutazione e l'analisi territoriale, ha ricevuto comunicazione che gli sarà conferito il riconoscimento per il prossimo biennio. La bandiera lilla verrà consegnata alla città di Baveno il prossimo 20 aprile presso l'Expo Sanità a Bologna Fiere. Siamo orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento, sottolinea il sindaco Gnocchi. Sta a testimoniare il nostro impegno nell'abbattimento delle barriere architettoniche. La nostra città, essendo la prima in Piemonte a ricevere la bandiera lilla, continuerà a tenere alta l'attenzione per mantenere e migliorare gli standard qualitativi richiesti anche nei progetti futuri, rendendo così il nostro paese più fruibile e attrattivo per tutte e per tutti. Il turismo accessibile è una nostra priorità. Per raggiungere il traguardo è risultato fondamentale il lavoro svolto dalla consigliera Silvia Colombo, da sempre attenta a queste tematiche. Tenta un furto arrestato dai carabinieri. È successo nel weekend in piazza Convenzione a Domodossola. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine ha permesso ai carabinieri di arrestare il ladro. Stava cercando di introdursi nell'appartamento di due pensionati nella zona di piazza Convenzione, ma è stato acciuffato dai carabinieri della radiomobile di Domodossola. Protagonista un 21enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, che dovrà rispondere di violazione di domicilio, tentato furto aggravato e ricettazione. Nella notte tra sabato e domenica si è introdotto in un appartamento a secondo piano di una palazzina, ma all'interno non c'era nulla, dato che i locali sono in ristrutturazione. Ha così deciso di cercare di entrare nell'appartamento adiacente, passando attraverso il terrazzo confinante. Per entrare ha sollevato una tapparella, facendo così rumore e svegliando la coppia di anziani residenti, che hanno subito chiamato il 112. Immediatamente i militari sono arrivati sul posto e hanno notato la luce della torcia elettrica del ladro, proveniente da una finestra del secondo piano. Con l'aiuto di un'autoscala, fatta arrivare in pochi istanti, e supporto di una volante della polizia del locale commissariato al pianterreno, i carabinieri hanno raggiunto il balcone al secondo piano, sono entrati nella
nell'appartamento dove hanno sorpreso, immobilizzato e arrestato il 21enne ancora con le mani nel sacco, che ha cercato senza risultato di fuggire. L'uomo è stato accompagnato in caserma, dove ha subito assunto un comportamento evasivo dichiarandosi cittadino libico. È stato però identificato e a suo carico sono emerse numerose vicende penali, tra le quali una freschissima rapina commessa solo la sera precedente, sempre a Domodossola, ai danni di una cittadina cinese che lo ha riconosciuto. Dalla perquisizione sono saltati fuori uno smartphone e 250 euro proventi della rapina. È stato liberato su disposizione del GIP di Verbania Giuseppe Nasini, indagato in relazione alle vicende connesse con il crack dell'Ossolana. Il giudice ha accolto l'istanza dell'avvocato difensore Fabrizio Busignani. Nell'esprimere grande soddisfazione per il provvedimento ottenuto e un ringraziamento all'autorità giudiziaria, commenta l'avvocato, a nome di Giuseppe Nasini segnalo che continueremo incessantemente la battaglia per dimostrare la sua estraneità alla quasi totalità dei fatti contestati nel corso del processo che inizierà il prossimo 3 aprile davanti il Tribunale Collegiale di Verbania. Siamo certi, conclude Busignani, che l'autorità giudicante ristabilirà e accetterà la verità dei fatti. Attenzione a parcheggiare le auto con l'assicurazione scaduta sul suolo pubblico, si rischiano multe salate. Ancora casi di veicoli non in regola con l'assicurazione lasciati parcheggiati in strada. Sono ben 25 quelli tra auto e moto trovati dall'inizio dell'anno dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Verbania. Molti infatti ancora forse non sanno che si rischiano sanzioni da 900 euro più il sequestro del veicolo che viene lasciato in sosta sul suolo pubblico senza la copertura assicurativa. Molto spesso purtroppo si tratta di persone che non hanno potuto pagare la rata dell'assicurazione per problemi economici. Va chiarito però che per non incorrere in problemi ben peggiori, le auto e le moto che non sono in regola devono essere lasciate in un luogo privato, chiuso e recintato. Purtroppo è un grave problema che riflette la situazione difficile che ancora molte persone vivono attualmente, tanto da lasciare l'auto ferma e non utilizzarla. Però non basta, anche la sosta nel parcheggio comporta le gravi sanzioni previste. Ora invece parliamo dell'avvertenza Idrochem. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra proprietà, rappresentanti dei lavoratori e amministratori. Per giovedì è in programma un'assemblea con le maestranze. Idrochem, resta la preoccupazione da parte di sindacati e lavoratori per il nuovo impianto che i vertici dell'azienda di Pieve Vergonte dovrebbero realizzare. Nei giorni scorsi una nuova riunione in provincia con il presidente Stefano Costa, la proprietà Idrochem, il vicepresidente piemontese Aldo Reschigna, l'associazione degli industriali, i sindacati e il sindaco di Pieve Vergonte Maria Grazia Medali. Il nocciolo resta quello degli investimenti per la realizzazione del nuovo impianto con celle a membrana per la produzione di cloro, che deve andare a sostituire quello con celle a mercurio fermo dallo scorso 11 dicembre dopo la mancata proroga al funzionamento da parte della Direzione Europea dell'Ambiente. Già a dicembre avevamo chiesto garanzie sui lavori da eseguire, al momento l'intenzione dell'azienda c'è, spiega Eginio Maletti di Femca CISL, ma oltre a questo non si è andati. L'azienda rimanda a giugno, spiega, giugno era il termine ultimo di riferimento per il piano investimenti. Noi continueremo a insistere per avere risposte su questo, cercheremo di affrontare man mano e risolvere gli altri problemi, conclude Maletti. Comunque anche una volta avviato l'iter dei lavori non sarà breve. Nell'azienda di Pieve Vergonte lavorano 110 persone da dicembre in cassa integrazione a rotazione, provvedimento per gli anni 2018 e 2019. La riconversione, secondo un verbale relativo a un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico del luglio 2016, richiederebbe da parte di Idrochem una spesa di poco meno di 30 milioni di euro. Intanto giovedì 1 marzo è in programma un'assemblea dei lavoratori nel corso della quale i sindacati riferiranno rispetto all'incontro in provincia dei giorni scorsi, ma si discuterà anche della gestione della cassa integrazione, al momento la questione che sta maggiormente impattando sul personale. Ora la pagina politica. Belgirate è sempre più scontro tra le forze di governo e le opposizioni. Il sindaco Leto ha convocato nel fine settimana una sorta di assemblea pubblica per fare il punto sui progetti della sua giunta e rispondere così alle critiche della minoranza. La riunione di oggi vuol mettere lo stop alle false notizie per l'onorabilità della mia rappresentanza in amministrazione comunale di Belgirate. Uno dei punti di discordia è Villa Conelli.
Villa Connelli non può essere uno dei punti di discordia, in quanto è il primo punto del programma elettorale che noi ci siamo fissati. Lo togliamo da selva selvaggia, lo portiamo all'onore delle cronache, del mondo e dell'abitabilità. Il 4 novembre è l'anniversario della vittoria, via 4 novembre rimane a senso unico o... È un problema che viene spostato nel tempo per una questione di diatribe tra la provincia che vede le cose a modo suo e noi che le vediamo a modo nostro. Vediamo chi la spunta. Il Comune di Belgirate ha un grosso credito nei confronti di un'azienda del territorio. Sì. Il grosso credito fa parte delle fake news che la mia amministrazione ha trovato all'arrivo. Una falsa notizia oppure c'era effettivamente questo debito e c'è ancora effettivamente? Il debito è di gran lunga superiore a quello che è stato ufficialmente comunicato e quindi è una falsa notizia quello che è stato comunicato ufficialmente e quello che la mia amministrazione ha riscontrato. È stato consegnato questo pomeriggio agli amici dell'oncologia di Verbania dal pasticcere di Omegna Luca Antonini l'assegno di 510 euro ricavato della vendita della torta solidale finanziata dai commercianti omegnesi. La torta di 8 piani con cioccolato bianco e crema alla nocciola aveva partecipato alla sfilata dei carri del Carnevale Cusiano. Presenti alla consegna Sergio Cozzi, presidente dell'associazione Amici dell'Oncologia e la caposala del reparto oncologico del Castelli, Franca Savia. Concluse a Domodossola le celebrazioni per ricordare l'arrivo del beato Antonio Rosmini in città. La collegiata domese gremita, così si è presentata sabato pomeriggio agli occhi del Cardinal Poletto la chiesa di Domodossola. La presenza dell'arcivescovo emerito di Torino era legato alle celebrazioni organizzate dalla comunità rosminiana per la festa della cella 2018. Si ricorda così l'arrivo del beato Antonio Rosmini al Sacro Monte del Calvario nel lontano 1828 e si celebrava anche il 190° anno di fondazione dell'Istituto della Carità. Un momento solenne che ha registrato la partecipazione, oltre che di molti fedeli, anche delle più alte cariche civili, politiche e militari della zona. L'alto prelato ha ricordato la figura di Antonio Rosmini, definendolo un grande sacerdote, ha ricordato la vita non facile del pastore nelle difficoltà che ha dovuto incontrare e superare nella sua vita religiosa. Alla platea di fedeli, raccolti in preghiera, il Cardinal Poletto ha sottolineato a più riprese l'opera svolta dal sacerdote non solo per il territorio, ha parlato di bene per il Calvario e non solo. La Santa Messa, concelebrata da molti sacerdoti, che ha registrato anche la presenza del padre provinciale dei Rosminiani, Don Claudio Papa, un momento di preghiera che ha chiuso i tanti momenti di riflessioni promossi nel corso della settimana dai padri del Sacro Monte Calvario per ricordare il loro fondatore. Tra un mese sarà inaugurata la Casa del Profumo a Santa Maria Maggiore, una nuova attrattiva dunque per tutti i turisti che frequentano e frequenteranno la Valle Vigezza. Un museo dedicato all'acqua di Colonia. Il prossimo 24 marzo verrà inaugurato ufficialmente a Santa Maria Maggiore la Casa del Profumo Feminis Farina. Il polo museale era già stato aperto parzialmente nel 2016 con l'Info Point e il Giardino degli Aromi al piano terra. Ora, grazie al completamento dei lavori di allestimento anche del piano superiore, il museo è finalmente pronto ad entrare in funzione a pieno regime. Tra multimedialità e percorsi sensoriali sarà uno dei fiori all'occhiello dell'offerta culturale del Piemonte, spiegano con orgoglio dal Comune di Santa Maria Maggiore. Un percorso dentro le vicende, gli aneddoti, le sensazioni, le affinità e le corrispondenze dell'immigrazione vigezzina, già narrata nei due musei del paese, quello dedicato allo Spazzacamino e la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini. Un museo che vuole essere un tributo a due vigezzini illustri, Giovanni Paolo Feminis e Giovanni Maria Farina, il primo, originario di Crana, una delle frazioni di Santa Maria Maggiore ed emigrato in Germania, fu l'inventore dell'acqua di Colonia. Alla sua morte il segreto di fabbricazione dell'essenza profumata nota in tutto il mondo passò ad un parente, Giovanni Maria Farina, di Santa Maria Maggiore, sotto il cui nome fu fondata la casa produttrice dell'acqua di Colonia. Il museo verrà inaugurato, come si ricordava, sabato 24 marzo. Intanto dal Comune di Santa Maria Maggiore fanno sapere di essere alla ricerca di personale per la futura gestione del museo. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente in municipio. Una
serie di incontri promossi dalla Fondazione Comunitaria del VCO per presentare i primi tre bandi del 2018, arte e cultura, tutela del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e piccoli progetti. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e in particolare ai rappresentanti di enti e associazioni interessate ai contenuti dei nuovi bandi. Appuntamento sempre alle 18, lunedì 5 marzo a Verbania, all'Oratorio San Vittore, mercoledì 7 marzo al Forum Diomegna e venerdì 9 marzo in Cappella Mellerio a Domodossola. Venerdì 2 marzo dalle 10.30 alle 12.30 inoltre in Aula Magna in Piazza San Carlo ad Arona presentazione del bando Capacity Building promosso da Fondazione Cariplo, nuovo strumento con cui sostenere e potenziare la capacità del terzo settore di esprimere innovazione sociale, culturale ed ambientale economicamente sostenibile. In apertura di pagina sportiva parliamo di basket con la sconfitta della Paffonia Piombino arrivata per un clamoroso errore arbitrale a tempo scaduto. Furto con scasso a Piombino per la capolista Paffoni superata 76-75 per una clamorosa topica arbitrale con due liberi regalati a Fontana con tempo scaduto dopo che a 4 decimi dalla sirena Arrigoni aveva infilato la tripla del sorpasso. Un episodio che non va ad inficiare il primato in classifica della Paffoni ma che inevitabilmente lascia parecchio amaro in bocca perché la squadra di Ghizzinardi pregustava l'ennesimo successo della sua stagione. Quello che dà fastidio in casa rossoverde è il fatto che sia arrivato questo fischio con il tempo abbondantemente scaduto perché in 4 decimi è umanamente impossibile che un giocatore riceva un pallone, si giri, faccia un arresto ad un tempo e poi subisca un fallo, fallo che peraltro non c'era visto che la stoppata di Benedusi era stata regolare. La Paffoni comunque ha perso al termine di una partita sempre condotta grazie ad un primo tempo offensivamente sontuoso della squadra rossoverde, chiuso con 44 punti all'attivo e con grandi percentuali dall'arco dei 6-25. A fare la voce grossa sono stati in particolare Arrigoni, il top scorer dei suoi con 24 punti e 4 su 7 dall'arco, Francesco Fratto 17 e anche un positivo Marco Torgan, autore di 15 punti con 3 triple. Nel secondo tempo c'è stata la grande reazione invece dei padroni di casa che dopo essere sprofondati a meno 13 con i liberi di Pizzo sono rientrati in partita grazie alla grande performance del giovane under Edoardo Fontana che si è confermato probabilmente uno dei top di categoria, 25 punti per lui con 5 dardi mandati a bersaglio. Insieme a Fontana la risposta di Piombino è stata grazie a Procacci, autore di 16 punti, a Malbasa in doppia cifra con 11 e a Persico che senza di Pizzo ha banchettato nel pitturato Piombino, è rientrata fino almeno 5 del trentesimo. Nell'ultimo quarto serie di triple, il sorpasso dei padroni di casa, la risposta della Paffoni con 8 punti consecutivi di Torgano, poi la tripla di Arrigoni che di fatto aveva consegnato il successo prima del amarissimo epilogo finale. Ed ora il volley, domani sfida decisiva di Champions per la Igor contro Conegliano. Nel prossimo servizio le immagini del successo contro Monza di sabato sera con telecronaca in onda stasera alle ore 23:10. Continua la marcia trionfale della Igor Gorgonzola Novara che prosegue in questo suo tour de force dopo aver conquistato la scorsa settimana la Coppa Italia nella Final Four di Bologna e dopo aver conquistato una vittoria importantissima giovedì in Champions League con il Fenerbahce. Questa sera nell'anticipo di campionato ha superato in 4 set la Saugella Monza, una partita complicata soltanto nel terzo set per la squadra di Massimo Bollini che i primi due li ha letteralmente dominati, poi avanti 21-16 nel terzo si è fatta rimontare, si è fatta sfuggire il parziale, a quel punto è diventata partita vera, nel quarto una bella battaglia punto a punto decisa ancora una volta dalle giocate sull'asse Scorupa e Gonulo, letteralmente incontenibili. Alla fine la vittoria per la squadra di Massimo Barbolini che blinda per il momento il secondo posto in classifica e si concentra per la super sfida di martedì ancora qui al Pala Igor contro l'Aimoco Conegliano nell'ultimo turno del girone di qualificazione della Champions League. Novara serve una vittoria per essere sicura del passaggio del turno, l'Aimoco però sicuramente non verrà qui a regalare nulla, insomma sarà una partita
da seguire al 100% per tutti gli appassionati del volley novarese. E torna questa sera a ore 20:35 Dilettanti per dire. Appuntamento come tutti i lunedì con Dilettanti per dire. Sono con noi in questa puntata Alessandro Oliva. Ciao Alessandro. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Telefono caldo perché insomma la Folgore Caratese dopo la sconfitta di ieri potrebbe cambiare allenatore. Via siciliano, candidato numero uno potresti essere tu Alessandro, no? Speriamo che si avverino queste cose, la voglia e la volontà di rientrare c'è, adesso aspetto una panchina. Anche perché sono arrivate altre chiamate anche dalla Lega Pro al Sud, mi risulta, insieme ad Alessandro Oliva, il direttore sportivo del Feriolo, William Tamborini. Ciao Willy. Buonasera a tutti, buonasera Daniele. Sconfitta che pregiudica il primo posto, quella di ieri? No, noi ci proveremo fino in fondo. Ieri spiace per come è venuta la sconfitta, a cui non posso imputare nulla ai ragazzi. È stata, diciamo, una giornata non troppo felice del direttore di gara, che ci ha leggermente penalizzato, mettiamola così, su alcune decisioni critiche. Mi è piaciuto come hai sottolineato, come hai modulato la voce sull'avverbio leggermente. Di questo e molto altro parleremo qui a Dilettanti per dire. Siamo in chiusura, www.tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.